Sulla base di testimonianze, documenti, dichiarazioni ufficiali, in particolare di Belgio, ex Unione Sovietica e Stati Uniti, sembra di poter dire che gli UFO guidati da qualcuno probabilmente non di terrestre esistono. Ma la tematica UFO è coperta dal segreto di Stato. Cosa potrebbe nascondersi dietro al segreto ufficiale? Entriamo in un campo ipotetico, certo, ma con molte domande lecite. Ci basiamo soprattutto su materiali americani. Cominciamo dai documenti ufficiali. Nel 1947 il generale Twining preparò per il Pentagono questo documento in cui si dice che il fenomeno UFO è reale, che gli oggetti hanno capacità di volo straordinarie, che sono metallici, che compiono manovre elusive, ciò che fa pensare a una guida intelligente. La loro tecnologia e la loro origine sono ignote. Questo documento è stato reso noto grazie al presidente Carter negli anni Ottanta. Una domanda centrale: gli Stati Uniti sono forse in possesso di UFO precipitati? Sì, in base a questo documento del 47 scritto da Edgar Hoover, allora direttore dell'FBI. Si legge: l'FBI deve avere accesso all'UFO recuperato. Altra domanda: gli Stati Uniti hanno recuperato corpi di alieni? Su questo memorandum del 50 di un agente dell'FBI al suo direttore Hoover si legge che l'aviazione militare è in possesso di 3 dischi volanti, ognuno con i resti di 3 piccoli umanoidi. Ciò fu confermato nell'83 dal professor Sarbacher, testimone diretto. Scrive: il materiale di costruzione dell'UFO recuperato era leggero e resistente. Gli umanoidi avevano organi interni simili agli insetti. Subito, cioè nel 47, iniziarono le operazioni di copertura e di depistaggio. Lo studio effettivo continuò in un gruppo segreto, il Majestic 12. In questo documento, consegnato da un anonimo, si legge di un UFO caduto a Roswell con alieni morti a bordo. Ma tutto è sempre stato smentito ufficialmente. Tuttavia, in questo documento del 50, l'ingegnere canadese Smith riferisce al suo governo che negli Stati Uniti un gruppo segreto guidato dal professor Bush è incaricato dello studio sugli UFO. È proprio il Majestic 12. Stiamo viaggiando in direzione di Roswell, Nuovo Messico, dove nell'ormai lontano 1947 sarebbero caduti dei dischi volanti e sarebbero stati recuperati corpi di alieni. Ci sembra di entrare in un film di fantascienza. Qui sarebbe avvenuto qualcosa di epocale, di assolutamente straordinario. Abbiamo cercato di ricostruire i fatti. Luglio 1947. Il Roswell Daily Record pubblica la notizia ufficiale secondo cui l'aviazione militare ha trovato i resti di un disco volante. Lo scoop fa il giro del mondo. Un UFO sarebbe caduto non lontano dalla base militare di Roswell. Dei resti dell'UFO trovati dall'agricoltore McBrazel sono stati consegnati alla base militare. Ma il giorno dopo il generale Ramey, in una conferenza stampa, dichiara che quei resti sono semplicemente quelli di un pallone sonda. La stampa pubblica la smentita ufficiale. Negli anni 40 e 50 a Roswell vi era la base dei bombardieri atomici che sganciarono le bombe su Nagasaki e Hiroshima. Cosa accadde nei pressi di Roswell? Un pallone sonda o un UFO? No, non erano certi i resti di un pallone sonda quelli che sono stati rinvenuti a Roswell nel 1947. Ho iniziato ad indagare sul tema dei dischi volanti nel 58. Fui il primo ad investigare sulla storia di Roswell, che iniziò nel 78. Ho parlato con decine di persone coinvolte in questa faccenda. Sono stato il primo a parlare con il maggiore Marcel. Il maggiore Jesse Marcel. A una stazione radio un giornalista disse a Friedman: la persona con cui dovrebbe parlare è Jesse Marcel. E io gli chiesi: chi è? Non lo conoscevo. Lui mi disse: beh, ha avuto per le mani un pezzo di uno di quei dischi volanti di cui si interessa quando era nell'esercito. Questo risvegliò la mia attenzione, come potete immaginare. Chiamai Jesse il giorno successivo, trovai il numero sull'elenco e gli parlai. Mi raccontò la storia. Jesse Marcel ne parlò con coraggio. Era un tema molto pericoloso. Il personale dell'esercito è stato fortemente intimidito da parte del governo, come pure alcuni civili di questa comunità.
La nipote dello sceriffo ci ha detto che sua nonna le raccontò che i militari la minacciarono. Se racconti a qualcuno quello che hai visto, uccideremo te e la tua famiglia. La nipote rimase sconvolta nel sentire questo e chiese: gli hai creduto? La nonna rispose con calma: ero presente, sì, gli ho creduto. Friedman ha trovato oltre 200 testimoni. Questo è il centro di Roswell. Alcuni veterani della vecchia base militare hanno creato un piccolo museo per ricordare lo straordinario episodio del 47. Walter Haut era allora capo stampa della base. C'era qualcosa che non quadrava nell'intera storia. Parlando con il maggiore Marcel in diverse occasioni, questi mi disse: il materiale che ho portato nell'ufficio del generale Remy non è lo stesso che è stato mostrato alla stampa. Quello era di un pallone meteorologico. Non è quello che ho portato io nel suo ufficio, ma non potei farci niente. Il generale mi disse: lei dirà che è questo ciò che ha raccolto e che mi ha portato. Io gli risposi: ma non è vero, si tratta di tutt'altro materiale. Il maggiore Marcel aveva l'impressione che si trattasse di materiale extraterrestre, diverso da qualsiasi cosa in nostro possesso a quel tempo, un po' simile ad una lamina di alluminio. Aveva più o meno quella consistenza. Si trattava di un metallo argenteo, elastico, che si poteva piegare con le mani, ma che poi riprendeva la forma originale. Dopo che l'agricoltore McBrazel ebbe consegnato i resti dell'UFO alla base, il maggiore Jesse Marcel ispezionò i luoghi. Raccolse a sua volta dei pezzi dello strano materiale, passò da casa e li mostrò alla moglie e al figlio allora dodicenne, che così ricorda. C'erano molti frammenti di metallo simili a della plastica nera, alla bachelite. C'era anche del materiale simile a dei fogli metallizzati, a delle lamine di alluminio, anche se non si trattava propriamente di alluminio. Perlomeno a me non era sembrato tale. Non rifletteva la luce. C'erano poi dei pezzi di materiale simili a delle sbarrette con delle scritte o dei simboli. I simboli che vidi somigliavano a delle forme geometriche: cerchi, triangoli, quadrati. C'erano diverse forme geometriche. Qualche anno più tardi parlai di queste cose con mio padre per verificare se i suoi ricordi corrispondevano ai miei, e corrispondevano. Confrontammo i nostri appunti sul colore, sulle dimensioni e sull'aspetto generale dei simboli. I rottami e i simboli scritti su quelle sbarre non sembravano provenire dalla nostra civiltà. Mio padre è sempre stato convinto di questo. Non ha mai avuto dubbi sulla provenienza di questo materiale. Certamente non proveniva dal pianeta Terra, ma da un altro luogo. Esaminammo il materiale per circa 15-20 minuti a casa nostra, a Roswell. Aiutai mio padre a riporlo nella scatola e a caricarlo di nuovo in macchina. Lo portò alla base di Roswell e poche ore dopo lo trasportò in grande fretta alla base aerea di Fort Worth. Quando rientrò a casa, disse a mia madre e a me di non parlare di questo, che si trattava di un non evento, che non era accaduto nulla. Ci raccomandò di non parlarne nemmeno con gli amici, e io non ne parlai. Il materiale recuperato fu trasportato da Roswell alla base militare di Fort Worth e consegnato al generale Remy, che dichiarò trattarsi dei resti di un pallone sonda. L'aviere Cherky partecipò al trasporto. Vidi passare il maggiore Marcel e 4 o 5 soldati. Stavano portando degli scatoloni di cartone aperti, pieni di rottami di metallo. Il maggiore Marcel portava uno scatolone nel quale si trovavano delle sbarre. Io vidi solo il materiale che fu spedito con un aereo a Fort Worth.
Ma furono recuperati anche i corpi di piloti extraterrestri? Frank Kaufman, di origine svizzera, era allora nei servizi segreti, di stanza a Roswell. Egli è l'unico testimone vivente a dichiarare non solo di aver ripulito la zona dai resti dell'UFO, ma anche di aver recuperato 3 dei 5 corpi di alieni morti nell'incidente. Non accetta di apparire alla TV, ma ci autorizza a raccontare la sua testimonianza. Gli extraterrestri erano alti circa 1,40 m. Avevano grandi occhi, un piccolo naso. La pelle era bruno-rossastra e avevano qualcosa di molto umano. Ci racconta che uno di essi aveva gli occhi rivolti al cielo con un'espressione dolce e intelligente. L'UFO, dice Kaufman, era precipitato forse a causa di esperimenti con il radar. Ogni traccia dell'episodio è stata cancellata quando nel 47-48 l'aviazione militare fu scorporata dall'esercito. Tutto è segreto. Ma ora che è vecchio si sente in dovere di parlarne. Gli extraterrestri erano certo scesi, ci dice Kaufman, a vedere cosa l'uomo stesse facendo con le bombe atomiche e la Terra è tuttora in pericolo, aggiunge. A Glen Dennis, a quel tempo impiegato in un servizio di pompe funebri, furono ordinati quel giorno dalla base bare per bambini e ghiaccio. Alla base Dennis vide i resti dell'UFO e incontrò un'infermiera, sua conoscente, sulla porta del locale medico. Mi disse: vattene da qui il più velocemente possibile, se non vuoi avere guai. Poi uscì e attraversò la strada. Respirava a fatica. Il mattino seguente, verso le 11, mi chiamò e disse che doveva parlarmi, disse che dovevamo incontrarci. E così fu. La donna piangeva, era ancora sconvolta. Aveva un'espressione istupidita, i capelli erano in disordine. Disse che in un sacco aveva visto 2 piccoli corpi mutilati. Le mani erano ferite. Il medico, con un lungo forcepe, girò i corpi. Avevano 4 dita, molto fragili, alla cui estremità c'era una sorta di cuscinetto. Il medico disse che sembrava che sui cuscinetti ci fossero delle minuscole ventose. Avevano una testa molto grande, come quella di un neonato. Gli occhi erano molto grandi, non avevano il setto nasale. Avevano solo 2 orifizi. La bocca era piccolissima, non avevano né denti né lingua. Non avevano orecchie come le nostre, avevano 2 canali auricolari. Un canale auricolare doppio e non singolo come nell'uomo. La sera precedente il nostro incontro, la donna aveva fatto uno schizzo sul retro del blocchetto per le ricette che portava sempre con sé in una tasca dell'uniforme. Aveva fatto del suo meglio nel disegnare la testa e le piccole braccia. Mi diede il disegno, dicendomi che desiderava che lo tenessi io, ma che dovevo prometterle di non rivelare mai da chi l'avessi avuto, voglio dire il suo nome. Non voleva più essere coinvolta in tutta questa storia e io le giurai che non avrei mai rivelato il suo nome. In seguito alle polemiche sui fatti di Roswell, all'inizio del 94, il rappresentante repubblicano del Nuovo Messico chiese ufficialmente spiegazioni a Washington. Nel settembre del 94 fu data risposta con questo documento che ribadiva la tesi del pallone sonda, specificando che era stato usato per rilevare eventuali esplosioni atomiche nell'ex Unione Sovietica, ma il documento risulta molto lacunoso.